Ciao a tutti. Qualche giorno fa in Siria è stato abbattuto un aereo russo. Le circostanze vengono chiarite adesso, ma sembra l'ipotesi più probabile, quello che tutti dicono, è che sia stata la contraerea siriana che durante un attacco aereo israeliano ha abbattuto per errore questo aereo russo che non era stato avvertito. Ecco, oggi, proprio oggi, si chiariranno tra Russia e Israele per capire esattamente cosa sia andato storto nella comunicazione, però diciamo il Ministero della Difesa russo era stato molto chiaro, ha detto la responsabilità è di Israele. Perché? Beh, perché questo attacco è illegale, non importa, c'erano gli iraniani, c'erano gli Hezbollah in Siria. Questo non dovrebbe essere per nulla un problema di Israele, ha tollerato i terroristi dell'ISIS senza muovere un dito, quindi non si capisce perché dovrebbe interessarsi di questo. Ma quello che volevo dire è che oltre alla chiara e netta responsabilità israeliana, qui secondo me c'è un altro grande responsabile che è Putin. Questo non lo dico solo io, ma lo dicono anche parecchi altri in Russia. Anche per dire che non c'è che non si possa criticare Putin, non è vero, qui in Russia lo criticano in parecchi anche. Perché secondo me è responsabile? Beh, perché ha sempre tollerato questi attacchi pur dicendo che sono illegali, però non ha mai mosso un dito per cercare di frenare Israele. Anche adesso si parla di rafforzare un po' la contraerea, si parla di un accordo con gli israeliani in modo che i loro aerei volano sopra una certa quota, però nessuno dice non sparate alla Siria. È un po' strano perché la Siria è un alleato della Russia, così come pure l'Iran, anche Israele è un alleato, ma ecco, dovresti sceglierti un po' meglio i tuoi alleati in modo che non si facciano proprio la guerra tra di loro. Con questo non voglio dire che io credo che Putin dovrebbe, o che la Russia dovrebbe muovere guerra a Israele o iniziare ad abbattergli gli aerei, assolutamente, però almeno dare qualche segnale. Questi casi, come minimo, non so, l'espulsione di qualche diplomato, queste sono le cose che si fanno generalmente, che sono inefficaci, ma almeno iniziano a dare segnale. Dopo si può scalare con la rottura magari di qualche accordo commerciale, ecco, senza passare a forme violente. Dopo, in ultima istanza, sì, se questi attacchi continuano, allora si usa proprio la contraerea russa, non quella siriana, e allora vediamo cosa succede. Però io credo che se si desse almeno un segnale iniziale, un segnale abbastanza forte, io penso soprattutto a livello commerciale, ecco, questo potrebbe aiutare. Quindi sì, la Russia si lamenta di queste cose, però di fatto non fa assolutamente nulla per evitarle. Questo è quello che volevo dirvi, che c'è questa opposizione interna. Adesso si vede anche la reazione diversa tra il Ministero della Difesa, che subito appena sono emersi i dati ha detto chiaramente la sua opinione, che Israele è responsabile indiretto, e mentre Putin ha detto sono tragiche circostanze da chiarire. Può essere che sia prudente, ma visto come si è comportato per il passato, quello che lascia pensare è che e che voglia far tacere la questione, ecco, mettersi in pace il prima possibile. Vedremo come va a finire, ma sarà interessante vedere dopo, quando, se questa strategia di evitare i confronti a tutti i costi, come pagherà con gli Stati Uniti, perché dopo Idlib viene la zona a est dell'Eufrate, dove ci sono i curdi sostenuti dagli americani. Allora anche lì forse è chiaro che si vorrà evitare il confronto diretto, però vediamo come farà la Siria a riconquistare il suo territorio. Se non si alza un po' la voce, la vedo davvero molto dura.
Vabbè, buona giornata a tutti. Ciao.